di come è nato il governo Prodi. Il Prodi, lapsus, il governo Monti, ma è la stessa cosa, sempre da lì vengono e sempre lì va. Quindi che sia uno o l'altro poi a fare il presidente cambia veramente poco. Monti viene fatto senatore a vita il 9 di novembre. Il 10 siamo in commissione bilancio a chiudere la finanziaria in commissione. Quello stesso giorno vengono a interrogarci gli ispettori della BCE, della Banca Centrale di Bruxelles, perché eravamo sotto inchiesta, no? E ci interrogano il presidente Giorgetti della Camera, me, Azzolini, i presidenti e i vicepresidenti delle due commissioni. Niente, ci fa tutto il loro bel interrogatorio. Alla fine l'ultima domanda è: ma voi sosterrete il governo Monti? Mica dici, ma vedremo, c'è un governo in carica, se cade vedremo chi verrà nominato, decideremo. No, verrà fatto un governo Monti, voi lo sosterrete? A che ti girano un po' i santissimi, gli dico no, ma non funziona così, noi siamo stati eletti in una maggioranza, se la maggioranza non sta più in piedi si va, si vota e il popolo decide chi governa. No, non ci siamo capiti. Se voi non sostenete il governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli per 2 mesi e voi andate in fallimento. Ok. Questo è giovedì 10 novembre. Venerdì noi chiudiamo la finanziaria al Senato, poi va alla Camera e Stefano con gli altri la vedono la domenica, e lunedì viene incaricato Monti, martedì è Premier. Tutto bello, semplice, quindi questo discorsetto che è stato fatto a noi, evidentemente è stato fatto anche ad altri leader, ai leader politici. Noi eravamo solo interrogati in quanto tecnici della materia, e tant'è che all'inizio anche Di Pietro era perso il sostegno a Monti, perché ci aveva creduto anche lui a questo ricatto dello spread, e così è andata. Tra l'altro, se uno va a vedere gli acquisti di titoli in quelle settimane, casualmente non ci sono stati acquisti di titoli, lo spread è schizzato su, poi è andato giù, insomma, tutto ben orchestrato. Chissà se l'idea pazza lanciata oggi da Silvio Berlusconi, tra la sorpresa e lo sconcerto dei suoi parlamentari, trae ispirazione da questo capolavoro del cinema italiano. Per sconfiggere la crisi, per uscire dalla recessione, se la Banca Centrale Europea non stampa moneta, stampiamoci euro da soli con la zecca dello Stato. Cosa succedeva in Europa? Cosa era successo già prima? E perché il grande imbroglio, come titolo del libro di Brunetta? Il grande imbroglio non è il governo tecnico, non è quello che succede ed è successo oggi in Italia. Il grande imbroglio è l'euro, ed è la moneta unica che gli stati dell'Unione Europea si sono voluti dare, fermandosi a metà del cammino, senza cioè mettere alle spalle di questa moneta unica una banca centrale di sostegno. Cos'è successo più nel dettaglio? Che gli stati hanno deciso di rinunciare al loro fondamentale diritto di stampare moneta. Che gli stati hanno deciso di rinunciare al loro fondamentale diritto di stampare moneta. Hanno deciso di rinunciare al loro fondamentale diritto di stampare moneta.